È ripreso dopo la pausa delle festività natalizie il processo in corte d'appello all'Aquila sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola. Oggi in aula, in discussione, la carta valanghe, ma per saperne di più ci colleghiamo con Luca Pompei. Buon pomeriggio, Luca. Sì, Gigliola, siamo collegati qui dall'Aula Magna della Tribunale dell'Aquila dove sono riprese le udienze dopo la pausa natalizia per quel che riguarda il processo in corte d'appello per la tragedia di Rigopiano. Oggi al centro della discussione, come dicevi anche tu nel sommario dei titoli al nostro TG8, il ruolo della carta localizzazione pericolo valanghe, in particolare il ruolo in questo senso dei funzionari della regione per i quali oggi hanno parlato i rispettivi avvocati. I dirigenti sono Pierluigi Caputi, Vincenzo Antenucci e Sabatino Belmaggio. Sostanzialmente sono state ribadite le cose già dette nel corso del processo di primo grado e poi, come sentiremo tra poco dall'avvocato di Pierluigi Caputi, Francesco Carli, sono state addirittura sottolineate le motivazioni della GUP Sarandrea che in primo grado aveva assolto tutti e tre i funzionari. Dunque, nessuna responsabilità per loro nella mancata applicazione della carta localizzazione pericolo valanghe, una carta che non avrebbe avuto, sempre secondo gli avvocati, alcun ruolo salvifico in quella che è stata poi la tragedia. Si riprenderà di nuovo qui dall'Aula Magna del Tribunale dell'Aquila venerdì con altri avvocati chiamati a respingere quelle che sono le motivazioni nel ricorso in appello dei PM di Pescara, anche oggi presenti, ribadiamo Anna Benigni e Andrea Papalia. Al termine dell'udienza abbiamo anche parlato con il presidente del Collegio dei Giudici Aldo Manfredi che ci ha confermato in toto quella che è la calendarizzazione e dunque la sentenza prevista per il 9 febbraio. Ma sull'udienza di oggi, Gigliola, ascoltiamo i due avvocati di Sabatino Belmaggio e Pierluigi Caputi, Mauro Catenacci e Francesco Carli, l'intervista grazie alla collaborazione del nostro Donatello Ricci. Poi la linea può tornare allo studio. Abbiamo oggi sostanzialmente ripreso gli argomenti che già erano stati discussi in primo grado, che non avevano convinto evidentemente i pubblici ministeri, che hanno portato alla sua soluzione. Lui era un funzionario prevalentemente operativo, che non ha mai avuto contatti con la zona di Rigopiano, che quindi non era nell'assoluta condizione né di conoscere né di decidere in merito alla CLPV. E quindi insistiamo su questa tesi della sua assoluta estraneità, diciamo i fatti. Abbiamo ribadito quello che è scritto nella sentenza del GUP dottor Sarandrea, che ha sposato quei concetti in maniera lucida, convincente e compiuta. Riguardo questo ovviamente al ruolo della famosa CLPV. Riguardo al procedimento di formazione della CLPV, agli effetti della mancanza della CLPV e alle relative responsabilità, su questo la sentenza di primo grado è molto approfondita, a mio parere molto ben fatta. Quindi, Quindi mancata applicazione più che altro per responsabilità politiche più che amministrative? Questo lo dicono i periti in maniera piuttosto, lo hanno detto in primo grado i periti in maniera piuttosto categorica. Il GUP non ha parlato di questo, ha parlato in termini di esclusione di responsabilità.